In un precedente video abbiamo visto come la nuova direttiva Omnibus, una direttiva europea, pone fine ad una pratica scorretta adottata spesso negli e-commerce volta ad applicare degli sconti fittizi, quindi degli sconti che risultano poi non essere reali. Se non l'hai visto, ti invito a recuperarlo in modo da approfondire la tematica sugli sconti e capire come adeguarti per essere a norma ed evitare delle sanzioni. Per fare un riassunto in pochissime parole, posso dire che sarà obbligatorio applicare gli sconti mostrando sia il prezzo scontato, ma anche il prezzo più basso applicato negli ultimi 30 giorni. In questo modo non sarà possibile gonfiare il prezzo e il consumatore avrà la possibilità di verificare se effettivamente ci sia in corso una promozione oppure se sia una pratica scorretta volta ad ingannarlo. Questa è la regola generale, che si applica a prezzi di prodotti riferiti alla generalità di consumatori, ma ci sono delle eccezioni. In questo video vediamo proprio queste eccezioni, che sono tante e numerose. In particolare abbiamo visto che la normativa impone di indicare quello che è il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, in modo che da quello possa essere applicato poi lo sconto. Ma non sempre si applica questa norma. Anzitutto, la prima eccezione l'abbiamo già anticipata, cioè questa regola si applica solo ai prezzi a cui possono accedere tutti i consumatori. Questo significa che non si applica ai prezzi riservati ad una determinata categoria di persone che, per diverse ragioni, possono aver diritto a dei prezzi differenti. Pensiamo ad esempio a chi sottoscrive un abbonamento annuale al fine di avere accesso a dei prezzi scontati tutto l'anno, oppure le Fidelity Card che permettono di avere dei prezzi dedicati. Ecco, per questi gruppi particolari di consumatori la normativa non trova applicazione. Inoltre, non si applicherà ai prodotti che per loro natura sono deperibili, come ad esempio i prodotti agricoli ed alimentari come frutta, verdura, carni, uova, pesce. Per prodotti agricoli deperibili si intendono quei prodotti che per loro natura o fase della loro trasformazione potrebbero diventare inadatti alla vendita entro 30 giorni dalla raccolta, dalla produzione o dalla trasformazione. È chiaro quindi che tutti gli e-commerce di alimenti freschi sono interessati relativamente da questa disciplina, proprio per la particolarità del prodotto che ha una durata molto breve e che spesso neanche raggiunge i 30 giorni, di conseguenza non avrebbe avuto senso applicare questa disciplina. Per tutti i confezionati invece non c'è differenza, quindi se vendiamo alimenti con scadenze lunghe, la norma trova assolutamente applicazione. Proseguendo, possiamo dire che la normativa non verrà applicata in caso di immissione nel mercato di un nuovo prodotto. Infatti, i prezzi di lancio, per loro natura, sono più bassi di quello che sarà il prezzo definitivo e quindi lecito attendersi degli incrementi di livello di prezzo. In caso si volesse applicare uno sconto durante la fase di lancio, non si deve tenere conto della regola relativa al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. La regola del dover mostrare il prezzo più basso, o quindi degli ultimi 30 giorni, non si applica neanche alle vendite sotto costo. Infatti, il prezzo di vendita al pubblico sotto costo non rileva ai fini dell'individuazione di quello che è il prezzo precedente, da cui si parte per applicare lo sconto. La vendita sotto costo è infatti regolata da una specifica normativa di settore, che prevede requisiti particolarmente stringenti anche a tutela dei consumatori. Infine, possiamo dire che la regola non si applica neanche alle riduzioni di prezzo progressive, che si verificano quando un prezzo viene abbassato regolarmente per un determinato lasso temporale. Facciamo un esempio: un e-commerce decide di ridurre il costo di prodotti di un 5% ogni 10 giorni per 60 giorni. Ecco che allora, allo scadere dei 60 giorni, se si vorrà applicare uno sconto, non si dovrà partire dal prezzo più basso, quello degli ultimi 60 giorni, ma si può partire dal primo prezzo, quindi dal prezzo di partenza, proprio perché la riduzione è stata progressiva. È chiaro, perché ciò sia corretto, non ci dovranno essere degli aumenti di prezzo durante la riduzione progressiva, quindi riduzione progressiva si può applicare il prezzo di partenza. Per completezza possiamo dire che ovviamente i prodotti che sono sul mercato da meno di 30 giorni, e in questo caso non si potrà applicare appunto il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, ma si tiene conto del prezzo più basso che il prodotto abbia mai avuto. In ogni caso è chiaro che l'intento del legislatore è di garantire sempre al consumatore il maggior numero di informazioni prima di procedere all'acquisto.
Quindi in queste circostanze non si applica la normativa, ma ricordiamo che queste sono eccezioni e che in una moltitudine ben più ampia di casi la regola trova applicazione e bisogna assolutamente adeguarsi per essere a norma, rispettare le regole ed evitare delle sanzioni. In particolare, chiunque vorrà fare degli scontri dovrà adoperarsi per mostrare il prezzo precedente, quindi ad esempio indicare la dicitura da A, ossia dal prezzo X al prezzo Y, e anche eventualmente indicare la durata di quella particolare scontistica. Inoltre questa indicazione andrà indicata anche nella scheda prodotto dove è mostrato il prezzo e non successivamente, ad esempio, dopo aver inserito il prodotto nel carrello, proprio perché tale informazione deve essere data in modo trasparente al consumatore prima che lo stesso decida di acquistare e non deve essere, diciamo, tale da ingannarlo nei suoi processi decisionali. In ultimo possiamo dire che oltre a queste regole sono previste delle sanzioni in caso di mancata osservanza. In particolare le sanzioni partono dai 516 euro fino ai 3.098 euro per le violazioni di queste norme sugli sconti. La sanzione dipende da molti fattori che possono essere il guadagno avuto dal professionista, la recidiva, il fatto che quest'ultimo non si sia adeguato ad un avvertimento eventualmente già emanato dall'autorità o da altri fattori. La sanzione singolarmente non è elevata come in altri settori, ma può essere applicata ripetutamente a singoli casi di violazione, raggiungendo quindi delle quote anche molto alte. Quindi, conseguentemente, in conclusione possiamo dire che occorre adeguarsi anzitutto per non ingannare il consumatore e aumentare la propria affidabilità, ma anche alla luce delle sanzioni che possono essere facilmente evitate. Se ti è piaciuto questo video, clicca mi piace e condividilo con i tuoi amici. Seguimi per restare sempre aggiornato e se hai dubbi o domande scrivimele nei commenti. Ciao e al prossimo video!